Benvenuti sul canale, raga. Oggi dalla mia in realtà casa vacanze, perché sono in vacanza, mi sono preso però qualche minuto per registrare questo video, un video in cui parlo del DLC di Elden Ring. Infatti c'è stato un gruppo di hacker che è riuscito ad entrare nell'archivio di Bandai Namco e a leakare delle informazioni interessanti. La foto del leak ve la metto su Instagram, la trovate quindi su Instagram se andate sul mio profilo. Il link ovviamente in descrizione, ma a parte la foto vi spiego un attimo cosa ha rivelato questo leak, una roba molto grossa per il DLC ovviamente di Elden Ring. Vi ricordo poi che mercoledì dell'ultima settimana di luglio, quindi mercoledì 28 se non erro, c'è su Twitch un evento speciale, un talk show speciale con me e altri due youtuber che probabilmente conoscerete, ovvero Crystal Cross Gaming, quindi Chris per chi lo conosce già, e Cyber Luke. Vi metto ovviamente i link di tutti e due in descrizione. Faremo questo talk show a tre. Il 28, quindi mercoledì dell'ultima settimana di luglio, alle 21 sul mio canale Twitch, quindi i link sono tutti in descrizione, vi aspetto in tanti perché insomma stiamo lavorando a delle cosette, spero che vi piaceranno. Ora, parlando del DLC, il DLC dovrebbe uscire nel terzo quarter del 2023, quindi diciamo verso settembre, agosto, settembre, più o meno siamo là intorno, oltretutto ha un titolo. Il DLC è Elden Ring Barbarians of the Badlands. Quindi, vi faccio un rinfreschino per chi non ricordasse cosa siano le Badlands. Sostanzialmente, ovviamente ho degli appunti qua sotto, quindi se mi guardate vedere sotto, se mi vedete guardare sotto è perché sto leggendo da qua, dal mio quadernino. Vi ricordate all'inizio del gioco ci dice la voce narrante che siamo dei Travelers from Beyond the Fog, quindi dei viaggiatori che vengono da oltre il mare di nebbia. Oltre il mare di nebbia ci sono appunto le Badlands. Nelle Badlands sono morti tutti i senza luce che poi sono stati riportati in vita all'interno dell'interregno, ok? Quindi le origini dei senza luce sono nelle Badlands. Tra i senza luce c'era anche O'Hara Lu, ovvero Godfrey, quello che prenderà poi il nome di Godfrey, e quindi ci potrebbe anche essere la storia, insieme alla storia dell'origine dei senza luce, magari anche qualcosa della tribù dei Lu, quindi O'Hara Lu e anche, scusate, sua figlia Neferi, che conosciamo nella storia principale di Elden Ring, potrebbero essere presenti qua su questo DLC. Ovviamente non sappiamo se questo leak sia effettivamente tanto affidabile, però comunque ci sono delle informazioni abbastanza precise, perché il titolo per esempio rivela molto, e quindi potrebbe essere effettivamente un leak probabile, diciamo, perché sappiamo che un DLC c'è sicuramente in lavorazione. Il titolo insomma ci fa comunque pensare a degli elementi di gioco, degli elementi di lore che già conosciamo: Barbarians of the Badlands, quindi i barbari delle Badlands. Quando io penso a barbaro penso a O'Hara Lu più che ai senza luce, quindi forse si tratterà di un'espansione che esplorerà la storia dei Lu piuttosto che la storia dei senza luce, ma vedremo, non sappiamo effettivamente nulla, anche perché O'Hara Lu, ve lo ricordo nel caso vi fosse sfuggito, era il re delle Badlands, quindi credo che in un modo o nell'altro c'entrerà in questo DLC. Va bene, questo voleva essere solo un video abbastanza breve, vi ringrazio per averlo visto, mi raccomando ricordatevi dell'evento del 28 luglio, mercoledì, l'ultimo mercoledì di luglio, alle 21 sul mio canale Twitch, e ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao!